Eccoci all'appuntamento con il Concept AQV, ovvero il futuro del veicolo multiuso, MPV appunto, ma a zero emissioni, secondo Mercedes. Tra le novità assolute di questo salone di Ginevra c'è proprio questo Concept AQV, vale a dire il primo veicolo multipurpose, MPV appunto, cioè multiuso, per ogni occasione, lavoro, famiglia, amici, vacanza, ed è il primo al mondo di questo segmento premium a trazione completamente elettrica. Ed è motivo d'orgoglio ovviamente per Mercedes poterlo proporre qua. Ed è esattamente in linea con la filosofia del brand, col percorso di elettrificazione che sta facendo Mercedes. Allora, questo concept dicono che è in grado di mettere d'accordo la mobilità a zero emissioni con massima performance, vale a dire una macchina, un mezzo funzionale e anche, come vedete, con un design unico e distintivo. Capisci subito che si tratta di un Mercedes. Beh, per le performance attendiamo il primo possibile test. Per quanto riguarda il design, effettivamente è piuttosto singolare e si distingue. Dicono che non ci sarà nemmeno troppa differenza tra questo prototipo e il futuro modello di serie. E questo va bene. Questa prima MPV del segmento premium a batteria sembra avere effettivamente tutto ciò che serve per essere funzionale e pratico, che è fondamentale per chi cerca e compra questo genere di veicolo. Tecnologia, tanta di sicuro. Andiamo a vederla un po'. Intanto ve la faccio vedere dentro e come vedete qui ovviamente tutta la tecnologia più recente di Mercedes, ma con uno sguardo al futuro, quindi sarà sicuramente un concetto ancora più evoluto dell'MBUX, l'infotainment più recente, display, che è lì sopra e la fa da padrone, ovviamente gesture control, comandi vocali naturali e tutto quello che può servire per rendere la vita a bordo più semplice, per distrarsi meno, ma soprattutto per stare anche molto comodi, perché questo è il senso e il concetto fondamentale di un veicolo del genere. Come vedete a bordo finiture di lusso ma anche sportive, quindi un buon compromesso che accontenta un po' tutti, ma soprattutto ovviamente abitabilità, grande versatilità, come vedete ci sono tutti i sistemi che consentono di spostare, eliminare i sedili quando serve soprattutto portare in giro tanta roba, oppure quando invece si vuole andare in giro con amici o si va in giro per lavoro. E quindi questo è il concetto di MPV, ma ripeto, la cosa più importante, oltre a tutto ciò che vedete, che è il top, lo stato dell'arte della tecnologia e di ciò che è capace di fare Mercedes oggi, è soprattutto a emissioni zero, che è la cosa più importante. Là si apre Concept AQV per mostrarvi quanto spazio c'è. E qui non rende l'idea parlare di bagagliaio, insomma, qui è veramente pensato per chi ha bisogno di tanto spazio per i propri passeggeri, per i propri amici, compagni di lavoro, ma anche appunto per portare tanto materiale. Dettagli come questo cerchio che ci piacciono molto perché comunque identificano in qualche modo quello che è il design che distingue le vetture di Mercedes a zero emissioni. Allora, come ho detto, tecnologia tanta di sicuro. Questo concept vanta una potenza pari a 150 kW. Motore elettrico, cambio con rapporto di trasmissione fisso, l'impianto di raffreddamento e l'elettronica dicono che formino un'unità molto compatta e integrata. Non lo vediamo, ma ci crediamo. Dati invece importanti che interessano di più, l'energia è fornita da una batteria a ioni di litio e la capacità di 100 kWh e gli consente un'autonomia massima di 400 km. La velocità massima è di 160 km all'ora e questo interessa soprattutto chi deve usarlo anche per fare viaggi extraurbani. Può essere comodamente ricaricato a casa, c'è la wallbox di Mercedes, oppure con una normale presa di corrente domestica. La funzione ricarica rapida consente di assorbire in 15 minuti l'energia che vi serve per percorrere circa 100 km nella vostra giornata. Autonomia, quella reale d'inverno, d'estate, dovremmo avere un po' di pazienza per scoprirlo. Così come anche i costi di ricarica da casa, la spesa per la ricarica alla colonnina e per quelli indecisi tra un MPV elettrico e uno diesel, beh, proveremo in futuro a fare un confronto il più realistico possibile, affidando questa prova sicuramente al nostro esperto Luigi, che diventa sempre più HD elettrico. Quello che per ora possiamo dire è che questo concept ci piace davvero tanto.